Ora grazie, basta. Mi avete riempita veramente l'anima. Però vi voglio chiedere un'altra cosa. Ha ancora senso per voi o per l'uomo di oggi la resurrezione di Cristo? Ve l'ho data così per come la sentivo. Oh, certo che ha senso. Ha molto senso, principalmente per i credenti sempre. Il senso è qualcosa come la fede. No, non parliamo solo dei cattolici, ovviamente. No. Io parlo all'uomo in genere. L'uomo che nasce su questa terra deve vivere, deve fare un percorso, se ne sente parlare, o l'agnostico, o il filosofo, o il non credente, sanno dell'esistenza di questo uomo che è venuto sulla terra, che è stato crocifisso, che poi è risorto. Dico, per l'uomo di oggi, in genere, non per il cattolico, quello sarebbe troppo ovvio, crede ancora a questa resurrezione? Io ritengo di sì, perché io mi piace affrontare le cose in maniera molto semplice quando si tratta proprio di fede e di spiritualità. Io chiederei alle persone sinceramente, io ne ho conosciute, fra l'altro sono stati amici miei alcuni, ma tu credi nella morte? Quando si fa questa domanda tutti scappano, per piacere non tocchiamo questa. No, è una domanda importante, perché rispondere a questa domanda significa aver pensato al fine della nostra vita. Cioè, credi tu in un al di là o credi nell'al di qua e tutto è finito da questa parte? Dice San Paolo una cosa molto bella a proposito, e siamo di nuovo lì al discorso della conoscenza. Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Cioè, se il Signore non fosse risorto, se la resurrezione non fosse avvenuta, Gesù Cristo sarebbe stato da paragonare a qualunque altro grande pensatore, uomo profondissimo, eccetera, pur avendo fatto i cosiddetti miracoli. Anche perché era abbastanza dotto. I cosiddetti Gesù. Miracoli. Rabbì sì. lo chiamavano maestro, quindi conosceva molto bene le Sacre Scritture. Quindi cioè, nell'uomo già c'è questo germe. Tutti rifiutiamo la morte, non crediamo molto alla morte degli altri, la accettiamo. Ma quando pensiamo alla propria nostra, diciamo, certo, un giorno morirò pure io, chissà quando, anche se ci sono gli interventi di bypass, di questo e di quell'altro, uno crede che il proprio giorno è sempre più... In realtà è perché c'è in noi il germe dell'eternità. E allora l'uomo dice, non è possibile che questa vita sia così inutile fino a se stessa da concludersi sopra la terra e basta. Un'altra domandina vi vorrei fare, facile. Dialogando mi viene in mente che nel Vangelo si parla di perdono dei peccati. Secondo voi l'uomo ci crede ancora al peccato? O tutto diventa una cosa normale, tutto è concesso? Basta dire no, non ci sono più valori, per cui qualsiasi cosa si va come viene. E siamo sempre lì, dice, fanno una bella trasmissione, c'è il senso della vita. Se il senso della vita non è profondo, non è serio, anche il senso del peccato diventa una cosa quasi insignificante. Io faccio un peccato, verrò prima o poi perdonata. Non si capisce manco a chi è diretto. No, il senso è capire se è un peccato, sì. quel gesto, quella movenza, quel contrasto che hai con gli altri, quella disinibizione, se così la posso dire, che abbiamo oggi. Io vorrei dire questo, come il senso dell'eternità è instillato in noi, anche il distinguo fra il bene e il male è instillato in noi. Che cosa può essere peccato? Tutto ciò che è male, è chiaro però, che se questa coscienza non è diciamo coltivata, non conosce la sorgente del bene, il peccato dentro di me assume delle connotazioni molto arbitrarie, per cui io reputo peccato non fare una certa cosa che è a danno degli altri, reputo essere peccato una peccato con diventa, un metro a misura tua, esatto, della di propria persona, ecco, questo è il discorso molto discusso. Sì.
molto disordinata. Condivido questo tuo perché crede invece zero. Sa che il peccato è fare una cosa che non è gradita a Dio. Addio. Questo. E quindi uno in coscienza sa benissimo, conoscendo il Signore, cosa sono le cose che... Io invece mi sono, scusami Rita, mi sono ritrovata spesso a sentirmi dire: ma che peccati hai? Tanto che vale irmi a confessare? Non hai peccati. Appunto perché il peccato molto spesso non lo si riconosce realmente. Rientriamo nel fatto di dire: tutto mi è consentito, tutto è normale, tutto è nell'lecito. In effetti non è così, perché dentro di noi, avendo fede, credendo in Dio veramente, dovremmo riconoscere nella giusta misura peccato e perdono. Noi possiamo dire questo, che pur conoscendo il Signore, ovviamente il grande San Francesco diceva, si sentiva il più grande fra i peccatori. È chiaro che noi non siamo persone perfette, quindi siamo perfettibili, e quindi tutto ciò che è la nostra esistenza è suscettibile di correzione. Diverso però è il discorso quello di non sapere distinguere il male che si fa. Per cui a conclusione il nostro messaggio potrebbe anche essere che avere fede significa credere senza vedere. Credere senza vedere, ma significa anche conoscere ciò che si vuole credere. E siamo sempre lì, il discorso di Tommaso, il discorso di San Paolo. Il nostro punto di riferimento, cioè, la fede settimana, perché possa essere spinta. Padre Giovanni Paolo II ha scritto un bellissimo libro, Fides et Ratio, che coniuga la ragione e la fede. La fede aiuta la ragione a comprendere e la comprensione aiuta a credere. Che poi manco sono parole proprio di Giovanni Paolo II, ma risalgono, se non erro, a Sant'Agostino, che diceva: più si crede, più la ragione è soddisfatta, più la ragione è soddisfatta, più è portata a credere. È così, insomma, l'uomo non è tutta ragione o tutta fede. La fede cieca proprio non avrebbe forse manco senso. E allora, secondo voi, in una battuta soltanto, perché purtroppo il tempo è quello che è, tiranno sempre. A vostro parere, sono molti oggi quelli che hanno una vera fede? Io veramente questa conta non l'ho mai fatta, però devo dire che nell'ambito, per esempio, della nostra comunità, io conosco persone che hanno quasi tutti il loro difetto. Diciamo in siciliano: ogni ligno ha avuto fumo. Però devo dire che vedo anche persone che pur nella loro fragilità dimostrano una grande fede. Una grande fede. Ce ne sono molti, sì. Che poi lo si dimostra col gesto, lo si dimostra incoraggiando l'amico, incoraggiando il sofferente, una parola buona detta anche così, con molta naturalezza. Bene, io vi abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.